Buongiorno ragazzi e benvenuti a questo nuovo appuntamento. Dunque, nel video precedente, dagli occhi del modellista, Manuel Marras mi ha lasciato un commento chiedendomi che cosa ne penso dei modelli della Cross RC, in particolar modo dei camion militari. Dunque, Manuel, ti stavo rispondendo, poi mi sono reso conto che c'erano parecchie cose da scrivere a riguardo. Allora ho pensato bene di risponderti con un video. Quindi, vai. Allora, per chi non lo sapesse, la Cross RC è un'azienda americana che da qualche anno si sta affermando nel settore RC di camion militari in scala 1 a 12. 1 a 12 che sono veramente dei bestioni enormi. Se vogliamo fare una concorrenza, a mio avviso onesta, all'altra americana RC4VD, la notissima RC4VD. Dico onesta perché ha qualitativamente superato RC4VD, mantenendo comunque una fascia di prezzi medio-bassa, diciamo, rispetto al mercato dei camion che tutti quanti conosciamo, nel movimento terra, eccetera. Una cosa che mi ha colpito particolarmente è stata l'estrema precisione con la quale hanno riprodotto i dettagli dei mezzi, uno a uno, sia di carrozzeria ma soprattutto a livello di meccanica, cioè sono rimasto a bocca aperta. Per esempio le sospensioni del TC6, che è stato presentato mi pare a fine 2019 dalla Cross RC, mi pare di sì, perché Hobbymedia ha fatto un articolo a riguardo, era a fine gennaio 2020 più o meno. Il TC6, che è un 6x6, non ha i classici tre ponti come il Beast di RC4VD, per intenderci, no, è un 6x6 indipendente, ha sospensioni indipendenti. E la cosa figa di questo mezzo è che le sospensioni, per esempio, come vedete nelle foto, non è la classica omocinetico con il CVD e poi c'è l'ammortizzatore con la molla attaccata. No, hanno proprio riprodotto fedelmente com'è nella realtà il mezzo, tutto CNC ricavato dal pieno, ed è veramente paga la vista, come si dice. Poi non so a livello dinamico come si comporta, questo non ve lo so dire. Però, cercando in rete un po' di immagini e video, secondo me, ne vale la pena sicuramente. Sulle carrozzerie non mi sono focalizzato più di tanto perché non ho notato, diciamo, peculiarità in più rispetto ad altri mezzi. A parte la riproduzione appunto prettamente militare, che per certi versi è geniale, se vogliamo, ma che non so, lega strettamente l'utilizzo del camion un po' fine a se stesso, cioè tolto l'ambito militare, non so cosa puoi fare di più, ecco. Comunque, a parte questo, un altro punto a favore, è che tutti i camion della Cross sono venduti in kit di montaggio, il che non li rende dei modelli per principianti del modellismo. Sicuramente giova alle menti malate e alle mani dei modellisti più esigenti, ecco. Io sono uno tra quelli, perché sto aspettando che mi arrivi un nuovo modello per Movimento Terra per il quale ho chiesto mi venisse consegnato in kit di montaggio proprio per il gusto di montarlo, per imparare come è fatto. No, mi hanno detto di no. Comunque, a parte questo. Un'altra cosa che è appunto che sempre riferito al kit di montaggio, trattando di una scala 1 a 12 è una novità, perché solitamente, appunto, come vi ho detto, vengono venduti tutti RTR o al massimo ARTR, puoi mettere la tua radio e la tua ricevente oppure altre. Magari motori, regolatori, riduttori a tuo piacimento, comunque in linea di massima sono venduti sempre tutti assemblati e praticamente pronti all'uso. Questo
Come prezzi, prima parlavo di una fascia medio-bassa, allora i costi variano dai 1200 euro per le versioni standard in su, quindi partiamo da un 1200 euro per quanto riguarda i camion. E, per come sono fatti, certo, personalmente li trovo abbastanza onesti, perché messi, diciamo, sul piatto della bilancia con altri modelli, vero che sono cari, ma se consideriamo che sono meccaniche 6x6 oppure 8x8, si possono usare come mezzo militare, come scaler volendo, e con qualche trasformazione estetica si possono usare anche come mezzi da movimento terra. Un mio amico aveva il 6x6, il Beast, che gli avevo inizialmente verniciato un camo nera, grigia e bianca, che poi aveva trasformato in un camion da movimento terra, inarrestabile, perché essendo di base scaler era un mostro, si arrampicava dappertutto, non rimaneva mai piantato, impantanato da nessuna parte. E, quindi, appunto, se li paragoniamo per esempio a dei camion Tamiya che costano poi qualche centinaio di euro in meno, ma non vanno bene da nessuna parte, secondo me ne vale la spesa, ne vale la pena, diciamo, per questi, se uno vuole fare un utilizzo più dinamico del mezzo. Se devo trovare un mio personale lato negativo a questo mezzo, che ci tengo a sottolineare che è un mio personale pensiero e gusto, insomma, è che è una categoria un po' di nicchia, come ripeto, fine a se stessa per quanto riguarda l'utilizzo. Non so, a parte qualche fiera, magari con un rimorchio e un carro armato sopra, per esempio, non vedo altri utilizzi dinamici e interessanti, ecco. Comunque ritorno a dire che sono dei modelli veramente incredibili e ben fatti. Allora, un po' di foto le avete viste, e vi consiglio di dare un'occhiata al sito crossrc.us, perché ne vale davvero la pena. Potete vedere tutti i camion nelle varie versioni, perché ce ne sono veramente a bizzeffe. Volendo c'è anche lo scaler. Se siete amanti del genere, aspetta, non mi ricordo più il modello. Vabbè, in fase di editing cerco il KR4 Demon. L'ho visto, ricorda, è un misto tra l'Axial SCX e l'MST. Non lo conosco, non l'avevo mai visto, anche questa è una novità della Cross RC, però datemi un'occhiata perché sembra ben fatto. La carrozzeria pare che sia in Lexan, però ho visto dei cerchi 1,55 e verniciati bianchi, stile RC4WD, molto molto realistici, molto belli. Io vi ringrazio, spero che questa finestra sul mondo vi sia piaciuta, e ringrazio ancora Manuel, e non mi resta che rimandarvi al prossimo video. Ciao!